L'eterno dilemma, quello del carnevale a pagamento oppure no, che puntualmente si ripropone come il getto ed i carri, ma sembra ormai una strada obbligata, con buona pace del professor Berardi, strenue sostenitore del carnevale gratis, visto il colore dei conti. Il rosso, che è un colore molto usato sui carri di carnevale, bello, cangiante e di richiamo, uno dei colori primari, sicuramente però non lo vorremmo vedere invece sui conti correnti bancari. Ieri la presidente della Carnevalesca, Gian Marioli, lo ha riferito alla Commissione Controllo e Garanzia durante l'audizione in Consiglio che c'è un buco nel bilancio di questa edizione, dovuto a meno emolumenti pubblici sia delle banche che dei privati, evidenziando il rischio anche di rimetterci di tasca propria, cosa non molto gradevole, dato che assieme all'amministratore Paolo Pierangeli ha dovuto sottoscrivere una fideiussione personale per 65.000 euro a garanzia della perdita di bilancio. Quale che sia lo stato di salute dell'ente e cosa accadrà, lo abbiamo chiesto alla stessa presidente, che si mostra però estremamente tranquilla e fiduciosa. Non sono 98.000 euro i debiti che ha la Carnevalesca. Attualmente i conti sono per il 2017 86.000 euro, di cui 50.000 euro dobbiamo riscuotere, quindi siamo a 46.000 euro. 25.000 euro sono conti della vecchia gestione che abbiamo ereditato, quindi diciamo di nostro, di ammanco, sono circa 14-15 mila euro che avevamo messo in conto, nel senso che eravamo la prima manifestazione, abbiamo lavorato con la città, insomma, che ci guardava abbastanza in cagnesco, come posso dire, quindi dovevamo dimostrare di fare un bel carnevale, quindi avevamo messo in conto di fare qualche ammanco. La Carnevalesca ha avuto sempre dei debiti, noi probabilmente siamo la prima gestione così limpida e aperta, e quindi sembra così grave magari questa situazione, però in realtà è nella norma, e nel giro della fine anno la gestiremo anche col prossimo carnevale, quindi non è niente di preoccupante, cose che avevamo valutato e che ripianeremo, ovviamente anche con qualche piccola sbagliata valutazione fatta da parte nostra, per carità di Dio, era la prima gestione, quindi dovevamo capire come funzionasse la macchina carnevale, ora l'abbiamo capito, gli errori che abbiamo fatto non li rifaremo e poi andremo avanti, insomma, cercando di portare il carnevale all'evento nazionale che merita di essere. Ora si attendono i particolari di ciò che saranno le tre giornate promozionali estive del carnevale. Nulla a che fare con il carnevale estivo di passata memoria, i carri rimarranno chiusi negli hangar, mentre vedremo lungo Viale Adriatico una festa di cibo e musica in stile New Orleans.